Ciao, rieccomi qui. Allora, vi faccio vedere un po' di acquisti del periodo perché ho fatto un bel po' di acquisti, non vi ho fatto vedere niente. Cancelleria soprattutto, ma creatività in generale, diciamo. Iniziamo subito. Tanto vi ringrazio che siete ancora qua con me, visto che hanno avuto poche visualizzazioni negli ultimi video perché è normale, cambiando un pochino genere. Comunque riprenderò anche quel video di maglia, state tranquilli. Adesso avrò anche un mercatino domenica, dove porterò i miei pupazzi, bracciali e un sacco di cosine carine. Se siete in zona di Alessandra, venitemi a trovare. Allora, vi faccio vedere gli acquisti del periodo. Iniziamo, diciamo, dalle cose giganti. Ok, ho comprato due astucci. E visto che a me gli astucci piccoli non mi bastano, ho comprato questa bestia qua di 25 cm per 15, 16 mi pare. E ha 100 scomparti. Ok, ho dato una botta al cavalletto. 100 scomparti, in ognuno ci stanno questi pennarelli brush tip, diciamo, non mi ricordo come si chiamano, vediamo se c'è scritto. Dual tip marker, perché c'è una punta brush e una punta normale. E io ci ho messo tutti questi qua che avevo preso su Amazon, vi lascio il link in descrizione. E dei acqua marker presi da Action che non mi stavano nell'altro astuccione. E gli stabilo. E una pacchia, tutto in ordine. Quando si chiude, io voglio portarmelo in giro, me lo porto in giro, diciamo. Sì, io vado anche dalla minchia a colorare. Quando si organizza le giornate della creatività, io mi porto questo da colorare o da disegnare. E quindi questo è da 100 scomparti. Poi ne ho preso anche uno da 72 scomparti. Vi lascio il link sia di uno che dell'altro. Costicchiano, ma non vi credete? Forse comprate uno di quegli astuccini così della Ispac con lo stesso prezzo. Ecco. E invece qua, altro acquisto, Fibra Color. Faccio vedere uno. Se si vedrà. Fibra Color. Ho preso il paccone da 100 pezzi. Vedete, sistemati tutti, perché sono già numerati, ma i numerini non si vedono bene assolutamente niente. E allora io li ho di nuovo numerati. E poi creo la super tipica che avevo già. Questi qua. Vedete che ricomincia dal giallo. Ecco. E ci sono stati tutti. Io non sapevo dove metterli prima. Ok, sì, ne ho un botto. Perché a parte i miei disegni, coloro dei libri, diciamo, particolari. Adesso poi ve li faccio vedere. E questi astuccioni sono belli robusti, ci sta un botto di roba. Io ne ho uno uguale che ha 6-7 anni, è come nuovo. Nuovo. E se volete, che ne so, portarvi. Io anche solo che vado magari fuori sul tavolone che ho, diciamo, sotto il portico, già sono comodo, mi porto queste due cose e sono a posto. Allora, vi faccio vedere. Perché ne ho così tanti? Perché coloro questi libri qua, non so se li avete visti su TikTok, sono famosissimi su TikTok. Disney Colorage Mister. Sono fantastici. Ok? Colorare per bambini? Sì. Lo dicono tutti. Provateci. Allora, il primo che ho preso è questo qua. Che sono, diciamo, al 60%. Perché c'è anche un'applicazione che vi dice a che punto siete. Vedete? E io l'ho colorato un po' con gli acquamarker, un po' con gli acrilici, ad esempio questo acrilico. Diciamo che sembra facile, ma non lo è. Perché? Perché voi vi ritrovate davanti una cosa del genere, dove dovete trovare tutto l'1, tutto il 2, tutto il 3, tutto il 4, tutto il 5, fino a riempimento totale. Vedete anche questo acrilico. Ed è una cosa fantastica, a me diverte da matti. E allora, ho visto un video che diceva sta ragazza, il colorare riduce la creatività,
rimbambisce la mente perché ai bambini bisogna far disegnare, anche ai bambini diceva, bisogna far disegnare anche gli adulti che colorano solo. Allora, ok. Quella lì parlava di questi. Io ho comprato anche questo perché tanto me ne frego, mi piace. Che sono disegni già fatti. Ok, è capace, datelo a un bambino e li colora. Questi non sono da bambini, questi sono da adulti. Perché? Perché bisogna cercare il disegno in mezzo a tutto sto pastrocchio qua, capito? E questo l'ho comprato già, cos'è? Un mesetto, sono al 66%. Questo invece mi è arrivato l'altro giorno e ne ho fatti 3 o 4 proprio. E la cosa è che ogni libro ha un'autrice diversa. Non, ogni, non proprio ogni libro, ma ci sono vari autori. E questo si nota da morire. Infatti, vabbè, ho fatto Topolino, ho fatto Mulan, ma quello che vi volevo far vedere, vabbè, anche Mulan si vede abbastanza. Allora, non ha quasi bordi neri. Questa designer usa un botto di colori in più, ma non fa bordi netti come nel primo libro. Eccolo qua. Vedete? Di nero ci sono solo gli occhi. E basta. E quindi è ancora più difficile perché un conto è avere tutto il bordo nero e poi si colora, è come se sia il disegno. Un conto è non avere bordi, quindi ogni colore voi dovete andarvi a cercare il numero. Vengono più belli, c'è poco da dire, però ci va di più. Quelle 2 o 3 orette ci vanno tutte. Poi cosa ho fatto? Poi ho fatto Paperino. Allora, costicchiano 14 euro 100 disegni. Io vi dico solo, provatelo. Se vi piace disegnare, provatelo perché a parte che è rilassante, io mi rilasso da matti. Ma non la smettete più, c'è poco da fare. E qua si usano solo esclusivamente questi pennarelli che vi ho fatto vedere, gli acquamarker e i Fibracolor e i Crayola Super Tip. O comunque pennarelli, non ad alcol. Perché non deve trapassare, visto che ci sono i disegni su entrambe le facce. Invece questo qua che ho preso, vi metto anche il link di Amazon, vi metto il link di tutto che trovo su Amazon. Questo qua costa poco e niente, 4,90 euro, 100 disegni di animali. È bello perché io mi tengo un cartoncino per il retro. È bello perché è bellissimo, a me piace. Sono cresciuto io praticamente con questi personaggi qua. È fantastico, è bellissimo. L'unica cosa è normale che facendolo pagare così poco, le pagine sono sottili, sottili, sottili. Aspettate che adesso lo becco. Eccolo qua, vedete? Magari un piccino di zoom. Ok. Vedete, ho fatto questo e dietro. E non l'ho fatto con i colori ad alcol, l'ho fatto con i colori ad acqua. Quindi, ok, costa poco, ma ha questo difetto qua. Vabbè. Non succede niente. Faccio un, invece che 100 ne ho 50, vabbè. Non è costato di sicuro 200 euro, sono 5 euro però. Questo è proprio quando voglio rilassarmi, non voglio pensare a niente, o che ne so, ho poco tempo, o non lo so. Ad esempio, oggi avevo già dei colori disponibili dietro, perché io mi faccio i kit per fare uno di questi disegni. Aspettavo un'amica, ho finito il disegno e allora ho detto: ma sì, vediamo se c'è più o meno lo stesso personaggio qua nel libro. E l'ho trovato, infatti l'ho fatto. Ok, ve lo volevo far vedere, ma vabbè, non vi annoio. Eccolo qua. Vedete che bello che viene? Con gli acquamarker. Però. Vabbè. Vabbè, non succede niente. Questi fantastici, ultra, extra, super fantastici. Se cercate su TikTok Colorage Mister Disney trovate il mondo, proprio il mondo. Perché in Francia sono una marea. È un libro francese, ma di francese non c'è praticamente niente. Ed è un peccato perché visto che è francese qua in Italia non lo tiene nessuno e vabbè, Amazon. Poi, prima di farvi vedere tutto il resto, vi faccio vedere questo set che è in offerta questa settimana da Action. Andatevelo a prendere assolutamente. Sono colori ad alcol based.
40 colori, 7,80 euro, tipo. Io ho un set che uso e questo me lo sono preso di scorta, lo so, sono matto. Guardate che belli. Anche questi hanno una doppia punta, una punta brushed, ve la faccio vedere. Perché me l'hanno chiesto un botto. Punta fine. Punta brushed. Bellissimi, stupendi, assolutamente bellissimi. Sono diversi da diciamo gli altri che vende Action, che sono questi qua, che sono molto più grandi. Questi diciamo che sono un po' più portabili. Ci sono meno inchiostro di sicuro, ma sono un pochino più portabili. Ad esempio io, se vi faccio vedere, mi sono fatto un astuccio con questi qua. Mi sono messo il materiale da disegno e questi qua. E ci sono tutti i colori. È un astuccione, non è un astuccino, però ci sono tutti i colori comodamente. Vi faccio vedere due disegni che ho fatto con questi qua. Perché questi colori d'alcol sono belli perché si mixano, diciamo, riuscite a mixarli bene. Macchiano, eh? Sappiatelo che macchiano. Allora ho fatto questo qua. Io spero che vediate bene. Ho fatto questo qua, tutto sui toni del grigio. Questo qua e questo qua, che secondo me è quello che mi è venuto un pochino meglio, a parte le anatre, però mi è venuto abbastanza bene. Vedete il retro? Basta metterci un foglio e non succede niente. Però sono veramente belli, 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 proprio divertente usarli. E per quello che costano, 40 pezzi, 7 euro, direi che anche per un bambino che si vuole divertire, dico, che ne so, o vuole iniziare a disegnare o a colorare, diciamo, in modo un pochino più bello, un po' più professionale che con i colori classici. Ok, poi un acquisto da un mercatino dell'antiquariato, questo qua, che secondo me arriva da AliExpress. Mi voleva far spendere un botto di soldi, poi io gli ho fatto vedere il prezzo quanto costano nuovi e allora mi ha fatto un altro prezzo. Sono praticamente nuovi. L'unica cosa, nel trasporto ne hanno rotto qualcuno. E vabbè. Allora, sono pastelli morbidi, soft pastel. Poche parole, la parte interna della matita, però più morbida, diciamo. È pigmento puro con un pochino di collante. E ci sono tutti questi colori. Io direi che per 10 euro 36 colori non è male. E soprattutto non devo aspettare il canabaia, lo so, non so se lo sentite, ma noia mortale, Gecchino. E su AliExpress costavano 23 euro, scontati 16, ma poi bisogna aspettare 6 mesi. Invece questa signora aveva queste cosine qua che, come dice lei, le ha prese da una cartoleria che faceva i corsi. Quindi io li ho provati, vanno d'un bene. Sono professionali proprio, non so come dire. Confronto a quelli che avevo prima, un'altra storia. Ho preso anche un libro usato su come usarli. Ho preso anche un libro usato su come usarli. Sì, ci sta, dai. Devo imparare ancora bene. Vedremo. C'è il link o AliExpress o Amazon, ve lo lascio. Penso che su Amazon non ci sia. Arriviamo a cosine piccine, piccine, piccine. Allora, stamattina ho preso una matita dalla Buffetti, infinita. È di metallo, penso. Non ne sono sicuro. Ma ha la punta di metallo. Scrive bello, fine, fine, fine. Non c'è bisogno di fare la punta. E si cancella bene con la sua gommina, ma penso anche con le gomme normali. E boh, da dove l'hanno tirata fuori sta roba qua? Vabbè, però è uno spettacolo, soprattutto quando magari si disegna in giro, che non si ha voglia tutte le volte di temperare la matita. Io uso tante volte anche le mine meccaniche, i portamine, comunque. Però non lo so, mi piaceva, una cosa in più. 4 euro mi sembra che l'ho pagata. Poi
E sempre da Buffetti ho preso anche questa matita, 1 euro, ma non ho ancora capito come si dice il H Pro Black and White Together. Ok, quindi l'ho temperata, c'è solo un colore. Io pensavo che invece magari metà matita era bianca e metà matita era nera. O magari devo provare, magari andando avanti, se diventa. Perché di qua non penso che va temperata, perché è chiusa di qua. Di qua è un HB normalissima. Vabbè, vedremo. Poi ho preso 2 portamine dal libraccio Faber-Castell Apollo 2327, fantastici, bellissimi, 4,90 euro. Hanno la gommina che se girate viene fuori. E nella blu ci ho messo lo 0, hanno la mina 07. Qua ci ho messo l'HB, nella nera ci ho messo la 2B. E le uso tutti i giorni praticamente perché sono veramente veramente comode. Hanno un bel grip qua nell'attacco, sono veramente belle. Poi ho comprato una gomma della Lira stamattina, la volevo provare, punto basta. Non l'ho mai presa, una della Lira, vedremo. Stamattina ho preso anche 2 grip per matita. Non so se ci sta qua, sì, ci sta. Così. Tipo 90 centesimi dei cinesi, due? Una tizia che ha fatto il video su TikTok l'ha pagato 8,90 su Amazon. Io se li trovo su Amazon a un prezzo decente ve li metto. Se non da 3 cinesi. E sono comodi. E effettivamente sono comodi. C'è una bella presa. No, no. Prossimo disegno li provo a usare. Vedremo. Arriviamo alle cose un po' cute. Ah no, aspettate, vabbè, ho comprato anche 2 Niposca neri. Perché i contorni nel libro, i contorni neri li faccio con l'Uniposca. Perché se li faccio neri, quando uso gli acquamarker, mi si sporca tutto il colore. Tipo il giallo, tipo il tintapelle diventa uno schifo. Perché sbiadisce il nero. Invece questi qua lo faccio, lo lascio asciugare quei 2 minuti e non viene via niente. Però costicchiano. Io era tanto che non compravo un Uniposca, ma tanto! Ne avevo uno ancora di quando andavo a scuola. Ho trovato un set di matite della Faber-Castell che avrà 22 anni, una cosa del genere. Se fate conto. Io tengo le cose che so che comunque mi piacciono. Ok, adesso non disegno, domani non disegno, però prima o poi mi viene di nuovo voglia. 3,50 il piccolo, 4,50 il grande. Mamma mia, ci sono rimasto, non mi ricordo più. Poi, sempre cinesi. Cute, cose carine. Ho preso. No, no, questa non è da cinesi. Vabbè, questa l'ho presa al mercato. Una gomma a forma di pallone, penso dei mondiali della Germania, penso. Della Pelican. Non lo so, mi ispirava. Invece dai cinesi ho preso questo temperino a 1,50 euro. A forma di dinosauro, penso che è. E questa gomma a forma di astronauta. Guardate. E cancella anche bene, l'ho già provata, cancella anche bene, mi sembra anche questo 1,50 euro. Boh. Sevi, marca Sevi. Sevi School. Boh, questa non ho la più pallida idea. Però dai cinesi bene o male ho visto che ce l'hanno anche delle penne carine, non lo so, mi ispirano da matti. Ultime 2 cose, mamma mia, 20 minuti. Spero di non avermi annoiato. Temperino elettrico. Una pacchia pazzesca. Allora, qua vi fa la punta per fare le sfumature. Preso da Action a 3,99 euro. Dai cinesi ne costa 14, quindi direi buono. Qua vi fa la punta classica. Qua invece aprite, ci mettete la matita, chiudete, vi fa una punta, diciamo, strana, cioè da un lato più, un po', vi toglie un po' più di legno e dall'altro meno, per fare quando dovete fare magari le campiture, grandi campiture, che serve proprio il lato della matita. Capito? Ecco, io questa l'ho fatta con questa qua, viene veramente, veramente bella, bella, bella.
E ultima cosa che vi faccio vedere è questo robottino qua, preso su Temu. Vi lascio il link in descrizione anche di questo. C'ha sia... Cosa c'è attaccato qua sotto? Vabbè, lo devo pulire, devo anche svuotarlo. Ha sia un attacco qua per la tastiera, che è così per pulire la scrivania da residui, da quello che c'è. Si accende e si passa e aspira quello che c'è da aspirare. E funziona anche bene. Io tutte le quando cancello tutte le i residui di gomma, oppure anche delle carte piccoline che magari mi scappano quando taglio. Questo se le piglia tutte. È ricaricabile, vedete? Io qua adesso ho un po' di gomma che ho cancellato. Si butta e si rimonta. Pagato 4,90 euro, mi pare. Una cosa del genere. Vi metto comunque il link anche di questo. Aspettate, che qua va chiuso bene. Niente, oggi il mio cane. Ok, ci siamo. Comodissimo, da tenere sulla scrivania è comodissimo, perché io tutte le volte sono più roba in giro, quindi direi top. E questo è tutto, ragazzuoli. Ah no, vi faccio vedere ancora questi due, ma li avete già visti nell'altro video forse. Sono, aspettate che allargo un po' la visuale, sono astucci abbassabili. Ce ne sono di 2500 tipi, ma sono veramente, veramente comodi. Io mi sto trovando da Dio, perché ci metto dentro, vabbè, mettiamoci dentro due stupidate, niente di che. Tipo le matite. E l'uniposca e la gommina. Ok, quindi quando è così, boh, si chiude la cerniera. Quando vi serve, si abbassa e vi vengono fuori tutte le cosine che ci sono dentro. Ok, così le avete tutte a vista. Io quando disegno, ad esempio, quando devo andare in giro, che so che devo aspettare o che magari andrò al bar a fare qualcosa. Io mi preparo tutti i colori qua dentro ed è comodo perché quando tiro giù ho tutto a vista. È veramente veramente comodo. Preso, io l'ho preso in cartoleria questo. Comunque se trovo il link ve lo metto di Amazon sempre. Pagato 10-11 euro. Però so che è aumentato, perché la cartoleria erano gli ultimi, gliel'ho preso tutti io praticamente. Ne ho tre di questi. E io li trovo comodissimi, assolutamente. Basta. Questo è tutto, spero di non aver annoiato. Lo so che vi interessa ancora la maglia. Prima o poi riprenderò. Intanto fatemi sapere se avete comprato anche voi qualcosa di queste cose, soprattutto le cose magari di action, che è più facile. Io vi lascio tutti i link in descrizione. Se volete sostenere il canale, basta che fate i vostri acquisti normali su Amazon passando da uno di questi link sotto il video. Mi arriverà sta micro percentuale che ogni 6, 7, 8 mesi mi arriva un buono. E posso prendere qualcosa da farmi vedere di nuovo, diciamo. E vi ringrazio se per caso lo fate. E questo è tutto. Vi auguro una buona settimana. Ciao!